Grazie alla Camera che ha dato già l'ok, quindi aspettiamo adesso chiaramente che si pronunci anche il Senato. È possibile istituire due nuove figure di reato, quindi abbiamo praticamente quello che viene definito con un termine inglese, ma così è passato, diciamo, è quello del revenge porn, quindi che poi a me piace di più dirlo in italiano, parliamo di vendetta, porno vendetta. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui sappiamo che questa è una nuova forma di violenza, quello che l'ex partner, l'ex fidanzato mette in rete, immagini intime della donna con la quale ha avuto una relazione sentimentale o anche di natura semplicemente sessuale, è una forma di violenza inaudita, gravissima, che poi viene molto diffusa tramite i social network, come tutti sappiamo molto bene, e che ha portato anche al suicidio di molte ragazze, per cui è una forma di reato necessaria per quanto mi riguarda, che prevede anche pene importanti perché è previsto l'arresto fino a 6 anni. Per cui credo che era necessario che l'Italia si dotasse di uno strumento del genere, perché in altri paesi la norma esiste già da tempo, per cui registriamo che finalmente anche l'Italia si adegua al passo coi tempi. Intanto, come dicevo un attimo prima, non era prevista la figura di un reato, di mettere in rete immagini lesive anche della dignità sessuale. Io vorrei richiamare questo concetto, e quindi questo è un punto avanti. Se poi noi immaginiamo che siamo la patria del matrimonio riparatore, laddove era possibile non sanzionare uno stupro se si acconsentiva a sposare la vittima che era stata stuprata, mi pare di capire, questo è l'antitesi del matrimonio riparatore. Quindi certamente ha fatto un grande passo avanti il paese, o farà un grande passo avanti il paese nel momento in cui verrà adottata questa norma. C'è la necessità, ad esempio, di annullare il patteggiamento per questo tipo di reati? Per quanto mi riguarda sì. Io sull'argomento, la violenza nel nostro paese continua ad essere socialmente troppo accettata, per cui evidentemente il paese che va educato adottando delle norme perentorie particolarmente rigorose. Per queste forme di reato sarebbe, per quanto mi riguarda, assolutamente opportuno nessuno sconto di pena, in maniera molto più semplice così.